Wish. Non è il peggior film della Disney degli ultimi anni, ma è un ottimo esempio per capire che cosa non funzioni negli ultimi film della Disney. Esempio pratico, prendete la canzone del desiderio. In ogni film Disney c'è una canzone del desiderio, ed è una canzone in cui il nostro eroe ti spiega esattamente quello che desidera. Io voglio vivere di avventure. Voglio diventare presto un re. Ed io non so cosa c'è? Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. Che darei? Che farei per un giorno via di qua? Ma un giorno anch'io. Tutti quei film anni 90 della Disney che Wish cerca di imitare funzionano grazie alla canzone del desiderio. Il protagonista è infelice e ha un desiderio specifico che lo renderebbe felice. Quel desiderio specifico è fondamentale perché quando quel desiderio sarà realizzato, tu saprai che il film sarà finito. Perché il Re Leone non può finire con Simba che va a vivere con Timone e Pumba ed è felice per sempre? È felicissimo. Eh sì, ma lui all'inizio del film ha cantato che vuole diventare un re. Quindi finché il Re Leone non diventa un re, non è finito il film. E anche la protagonista di Wish ha un suo desiderio che esprime nella canzone del desiderio, che è con precisione... Il mio sogno è qualche cosa in più per noi se c'è. Il mio sogno è qualche cosa in più. È un po' vago come sogno, cioè... Cos'è, gli altri desideravano di meno di quello che avevano? No, no, tutti desiderano di più. Perdonami, se la canzone del desiderio è troppo vaga. Poi io come faccio a sapere esattamente quale sia il punto della storia, quale sia la direzione che vuole prendere, quale sia il sogno della protagonista? Il mio sogno è qualcosa in più. Sì, grazie. Cosa? Se vuoi imitare i film Disney, quel desiderio deve essere chiaro, definito, tangibile, pratico, toccabile. Desidero che una stella scenda dal cielo. Desidero che il sogno di mio nonno si realizzi. Nei film Disney anni 90 le canzoni non sono solamente di contorno, così per abbellire la storia, ma sono proprio strutturali. Per esempio, spesso un film Disney inizia con una establishing song. Si tratta di una canzone che stabilisce due punti fondamentali. Punto numero uno: dove e quando ci troviamo? 1607. Parigi si sveglia e si sentono già le campane a Notre Dame. E in quella di Wish effettivamente Asha ci spiega che cosa sia Rosas, come funziona, devi donare al mago il tuo sogno e lui lo proteggerà. Molto utile come canzone, se non le avessimo già sapute tutte queste cose a quel punto del film. Cioè, insomma, ce l'ha già detto il narratore all'inizio della storia. Quando il libro si è aperto è quello che ci è stato raccontato, quindi o mi fai il libro o mi fai questa canzone. Pensa che in Hercules hanno mescolato il libro, o meglio, i vasi, con la canzone per fare in modo di non doversi ripetere. O nella Bella e la Bestia, dove il libro, che in realtà sono le vetrate, racconta la storia solo della bestia, mentre l'establishing song racconta la storia solo della bella. Qui invece noi abbiamo sentito due volte la stessa storia, una volta col libro e una volta con la canzone. Grazie. Seconda cosa, l'establishing song non racconta semplicemente quello che il personaggio ha intorno, ma anche il suo rapporto con ciò che è intorno, che in genere è un rapporto di conflitto. Belle ti dice che lei vive in un paesino molto allegro e felice, ma poi vediamo nel pratico che quasi tutti gli abitanti le ignorano, le parlano alle spalle, dicono che lei sia pazza, dicono che lei sia strana, e c'è Gaston che la tormenta, tutta roba che sentiamo nella stessa canzone in cui lei ci dice ma questo è un bel paesino. La canzone di Aladdin, dove vediamo che lui è amico praticamente di tutto il paese, però al tempo stesso lui è molto illegale e quindi sta venendo inseguito, lo conosciamo che sta venendo inseguito dalle guardie, vediamo che lui è abituato a dover scappare da chi lo insegue per arrestarlo e così via. Mi ha introdotto il personaggio, mi ha introdotto anche il conflitto del personaggio. Qual è il conflitto di Asha con il posto in cui vive? Lei è felice di vivere lì.
Certo, il punto del film è che lei venga tradita e scopra che quel luogo non è così bello. Insomma, il conflitto nella canzone Benvenuti a Rosas è vago. Però se quel conflitto è vago e la canzone del desiderio è vaga, queste due canzoni sono più deboli e il film è in generale indebolito. Continuiamo a prendere ad esempio quella serie di film realizzate sullo schema di Vogler, il cattivo, il villain. Il villain spesso ha una correlazione diretta con il protagonista. Sia Ade che Ercole vogliono entrare a far parte dell'Olimpo, ma Ade vuole spodestare gli altri, mentre Ercole vuole unirsi agli altri. Sia Simba che Scar vogliono diventare re, ma Scar è un pessimo re, mentre Simba vuole essere un grande re. Asha ha in comune con Re Magnifico il fatto che entrambi vogliono realizzare i desideri, ma questa cosa non si manifesta mai. È chiaro per iscritto che ci sia questa somiglianza tra di loro, ma come si dimostra nel pratico? Perché Re Magnifico tiene le sfere dei desideri e ne realizza anche alcuni nel corso del film. Asha cosa fa per realizzare i desideri degli altri? Io mi aspettavo che a un certo punto del film lei si mettesse a realizzare i desideri del popolo o dei suoi amici, senza la magia, oppure ancor peggio usasse la magia della stella per realizzare desideri, nonostante solo Re Magnifico può decidere quali desideri realizzare o no. Se avessimo creato questo tipo di conflitto sarebbe un conflitto molto identificabile. Solo Re Magnifico può realizzare desideri, Asha lo fa senza il permesso. E invece nel film il conflitto è molto più scritto lì e abbandonato a se stesso. O anche la minaccia di Re Magnifico. All'inizio Ariel ha la minaccia di suo padre che le dice: ah, tu non salirai mai in superficie, il tuo sogno non si avvererà mai. Che è effettivamente un conflitto, ma non è sufficiente per arrivare alla fine della storia. Infatti alla fine della storia abbiamo Ursula che vuole uccidere Eric, Ariel e suo padre. All'inizio Gaston vuole sposare Belle, alla fine vuole ammazzare la bestia. All'inizio Frollo vuole intrappolare Quasimodo, alla fine Frollo vuole uccidere Quasimodo e uccidere Smeralda e uccidere Febo e uccidere tutte le persone a cui Quasimodo tiene. Re Magnifico invece all'inizio minaccia di non realizzare mai i sogni e alla fine minaccia di non realizzare mai i sogni. E anche la minaccia non realizzerò mai i vostri desideri è vaga. Nella storia originale lui doveva ancorare le stelle e tirarle giù una ad una. Fammi vedere che lui le vuole spegnere le stelle, fammi vedere che magari vuole ammazzare gli abitanti, fammi vedere che magari li vuole trasformare in zombie perché senza il loro sogno o li può ricattare, o che quando si distrugge un sogno quella persona effettivamente sta davvero male. Invece no, mi fa vedere che hanno un mal di pancia. Re Magnifico alla fine viene punito e trasformato nello specchio di Grimilde senza che abbiamo mai visto una singola volta Re Magnifico fare qualcosa di brutto e cattivo. Per esempio il numero delle 11. Il numero delle 11 è una canzone molto specifica che è presente in solo alcuni musical perché non tutti lo possono gestire. Mulan addirittura dopo un certo punto smette di avere canzoni in generale perché non sarebbe in grado di gestirle. Creare un numero delle 11 è molto difficile ed è presente solamente in un paio di film Disney. È presente in Frozen 2. Il numero delle 11 è la canzone in cui vediamo Anna passare dall'essere nel momento di massimo sconforto al prendere forza e riuscire a ribaltare la situazione e partire con lo sconfiggere il nemico. È una bellissima idea, una bellissima canzone, dà tantissima energia al pubblico, ma è difficile gestire una canzone del genere perché prima devi far accadere qualcosa di molto pesante, dopodiché devi fare in modo che ci sia qualcosa di più forte ancora, che permette ai protagonisti di arrivare al finale. In Frozen 2 muore Elsa e poi muore pure Olaf prima che Anna possa avere la canzone del numero delle 11. In Oceania Vaiana lancia in acqua il cuore di Tefiti, rifiuta la sua missione, spacca l'amo di Maui e incontra il fantasma di sua nonna morta prima di poter avere il suo numero delle 11. In questo film invece tu me lo metti e non è successo niente. Serve un giga fallimento per giustificare una canzone in quell'istante.
Soprattutto una canzone che deve ribaltare la situazione. Se lei avesse coinvolto il suo popolo, perché alla fine per tutto il film si dice: oh mio Dio, il popolo di Rosas, il popolo di Rosas, fammelo conoscere sto popolo, ho conosciuto meglio il villaggio di Belle, perché mi hai fatto vedere 4 personaggi in croce per darmi un'idea di come siano fatti, mentre in Wish i personaggi di sfondo praticamente si scansano quando si avvicinano i personaggi principali, come se dovessero sparire e confondersi con l'ambientazione. Fammi vedere Asha che conosce a memoria tutti i loro nomi, che passa e dice: oh mio Dio, ma com'è andata alla fine con la torta? Ah, l'hai ritrovata il tuo gatto, cioè dovrebbe conoscerli tutti, dovrebbe dar loro una mano, dovrebbe essere la prima a cercare di realizzare i loro sogni, dovrebbero essere i primi coinvolti, a cui lei dice: ehi, il re magnifico in realtà ci sta prendendo tutti in giro, attenti, il re magnifico è cattivo, vi prego, cioè. E invece no, cioè doveva organizzare una rivolta, invece non l'organizza una rivolta, coinvolge solamente i suoi 7 amici, che poi parliamo anche di questa cosa. 7 amici? In Aladdin lui non doveva vivere completamente solo, doveva avere una madre povera che lo cercava di proteggere, ma era di troppo nella storia e quindi è stata cancellata. Belle della Bella e la Bestia doveva avere 2 sorellastre maggiori, ma onestamente facevano la stessa cosa che già faceva Gaston, cancellate. Meno personaggi hai nella storia, meno ingombri hai, più puoi essere in grado di gestire il racconto in modo organico. Per questo sia i genitori che anche gli amici all'interno dei film Disney sono un pochetto di intralcio, meglio non averne. Asha deve avere 7 amici, sono tantissimi 7, sono tantissimissimi 7. Ma non ha solo loro 7, lei ha anche il nonno e la madre. A cosa serve la madre? Che ci fa lì la madre? Avevo bisogno della madre? E questi amici non sono le spalle comiche, perché abbiamo pure la stella. Abbiamo pure la capra, poi ci sono anche altri personaggi che ci sono per tutto il film, non sono lì per una scena come lo scoiattolo, che vabbè è lì per una scena, basta, non è un personaggio ricorrente. No, ci deve essere il re, ma ci deve essere anche la regina. Quanti personaggi vuoi avere in questo film? Sono troppi, non c'è spazio per tutti. Ogni personaggio dovrebbe essere fondamentale alla narrazione. Avere il personaggio della madre è completamente inutile. Se io la tolgo dal film, nessuno si accorge della differenza. Asha poteva tranquillamente vivere solo con suo nonno o vivere addirittura da sola e il film sarebbe andato praticamente allo stesso modo. È bello che Asha sia l'unica che non ha un desiderio per se stessa ma lo abbia per gli altri, ma a livello grafico questa cosa non la vediamo. Serviva una scena in cui, per esempio, era lei a raggiungere i 18 anni e anziché consegnare il suo sogno consegnava quello di qualcun altro di nuovo. Oppure si rifiutava di consegnare il suo sogno. Una scena in cui lei entrava in conflitto davvero con Re Magnifico e si rendeva diversa da lui davvero. E invece no, nel film lei sta ferma finché alla fine non lo punisce. Creami del conflitto, che diamine! Lo schema delle storie di Vogler è uno schema che funziona e che la Disney ha usato per 10 anni, tirando fuori dei film di incredibile successo. Il fatto che questo schema sparisca nel nulla e venga a mancare in questo film purtroppo è pesante, perché per tutto il film ti viene ricordato ciò che la Disney ha fatto in passato. Ci sono continue citazioni ai film Disney di una volta e quindi il tuo paragone è ancora più forte. Ed essendo il tuo paragone ancora più forte perché il film stesso continua a ricordarti che esistono quei film, quando tu percepisci a livello di subconscio che non c'è la stessa definizione, non c'è la stessa potenza, non ti importa così tanto dei personaggi, non sei così preso dalla storia, lo senti vuoto. E questa cosa la sentono anche i bambini che guardano il film, che magari poi lo apprezzano lo stesso, ovviamente, ma non resta nei loro cuori tanto quanto altri. Non è automatico che qualsiasi cosa che la Disney faccia resti negli annali. Se un film sbaglia questa formula, la utilizza a sproposito o la utilizza male, quel che succede è che non funziona. Il film non resta nei cuori, può essere apprezzato, ma non è così buono. Sfida nei commenti. Mettete mi piace alla versione che vi piacerà di più. Io vi sfido a mettere nei commenti quella che secondo voi sarebbe una serie di miglioramenti che avrebbero nettamente migliorato il film. Voglio vedere chi di voi avrà l'idea migliore. Voi votate mettendo mi piace ai commenti che hanno la versione migliore. E vediamo chi di voi è in grado di correggere meglio Wish e renderlo una storia più bella, più coesa, più semplice, ma soprattutto più Disney. Controlla se sei iscritto al canale o se ti sei dimenticato di farlo. E se invece mi stai scoprendo con questo video, che diamine, iscriviti al canale, corri, ti prego.